inspiegabile! Inferno stradale! Ciao raga, dopo 6 mesi sono tornato a Castelletto con sempre con la ZX4RR, questa volta completamente in versione trofeo e non originale come 6 mesi fa, e ho già girato stamattina e devo dire che c'è una differenza abissale rispetto a come mi ricordavo quella moto qua dentro. Non è la giornata per fare i tempi perché è domenica di luglio, qua è come stare a Ferragosto a Riccione. Un milione di moto dentro, ma questo lo sapevo. Oggi voglio togliermi una curiosità. Ho qui il cardiofrequenzimetro e voglio monitorare la mia frequenza cardiaca in moto in pista per vedere se gli allenamenti che sto facendo all'inizio anno in bici e a correre sono corretti, stanno servendo a qualcosa. In linea generale direi di sì, perché a sensazione mi sento abbastanza a posto fisicamente, però oggi voglio togliermi questa curiosità e niente. Torniamo a girare. Per chi non ti conoscesse ti presento un attimo. Sì. Lui è il ragazzo italiano che sta facendo diventare matti gli inglesi nel BSB, Edoardo Colombi. L'anno scorso hai vinto il trofeo 660 e quest'anno ti stai dando alle gare in Inghilterra nella sport bike, giusto? Esattamente. E fino adesso sta andando bene, no? Sì, hai fatto adesso un po' di vittorie, sempre podio, forse un quarto posto mi hai detto prima. Esatto. Come mai nel BSB e non in Italia? Finendo il trofeo Aprilia, quando l'ho vinto, mi ha contattato Aprilia chiedendomi se comunque volevamo andare con loro a fare il BSB. E quindi è stato anche un consiglio, ecco. Ok. Perché in Italia non avrei potuto rifare il trofeo Aprilia da vincitore. Da regolamento. Esatto, okay. Da regolamento.
Però siamo andati là in Inghilterra a farci questa bella esperienza. È uscita la nuova categoria che è la sport bike, appunto, che è una categoria che metteranno nella Superbike, nel mondiale Superbike. Nel 2026, esatto. È uscita la notizia. Che è composta da R7, Triumph, comunque tutte le nuove bicilindriche, diciamo. E cilindri. Tu hai guidato altre moto grosse, tipo 600, oppure vieni da dalle mini moto, GP? Io ho provato un RSV4. Okay. Però per il resto 600 no. La prima 600 è stata l'Aprilia 660. Ok, te lo chiedo perché cosa ne pensi di questa categoria? In generale, al di là non solo della tua moto in sé, ma comunque come sostituta della 300 in prospettiva futura, cioè per il passaggio poi immagino al 600, al 1000. Certo, ma io penso che sia una categoria molto costruttiva anche per il fatto che inizia già a essere una moto. Okay. Come ciclistica, come motore. La 300 l'hai guidata? La 300 l'ho guidata, ci ho fatto 2 anni. Ho fatto primo, nel 2021 ho fatto l'Europeo con Yamaha, okay. Crew, monomarca, sì. E nel 2022 ho fatto il CIP Super Sport con Kawasaki. E allora, la 300 diciamo che non è una moto brutta, però deve essere una categoria di passaggio, secondo me. Non bisogna starci troppo tempo. Ok. Perché non è la guida delle moto grosse. Di una moto grossa. Perché anche adesso io, questo è il mio primo anno con la sport bike, con la Kawasaki, venendo dal 1000, i ragazzi che venivano alla 300 mi hanno detto tutti: non si guida esattamente come la 300, perché se apri il gas come facevamo con la 300 ti lancia, perché è già una moto che devi iniziare a rialzare. E quindi a livello di gestione del gas è più una moto grossa. Esatto, bisogna iniziare anche a spicolare di più nelle curve. Okay. Quindi è un po' più propedeutica rispetto, esatto, anche moto. Quando farai un passaggio poi a una super sport è molto, secondo me, più facile rispetto che passare da 300 a 600. Super sport, ok. E oggi siamo a Castelletto, quanto giri qua te? Però 660 da allenamento, esatto. Non quella che quella è da trofeo. Ok. E il mio record qua è 12.2. E oggi hai fatto 12. Oggi ho fatto 12.3. Complimenti. Grazie. Prossima gara in Inghilterra dov'è? Prossima gara è a Brands Hatch il weekend prossimo. Giovedì partiamo e vediamo come andrà il weekend. Ti guardiamo il tuo onboard qua di un giro e in bocca al lupo per la prossima gara. Grazie mille. Grazie. Appena rientrata a casa da Castelletto, 2 considerazioni veloci. Ho confrontato 2-3 turni di oggi con una mia corsa a piedi di 5 km e un'uscita in bicicletta di 30 km e la cosa interessante da vedere, almeno per me, è che la frequenza cardiaca, bene o male, è la stessa in tutti gli ambiti. L'attività in bici che faccio e la corsa che faccio a piedi è utile per l'attività in moto, perché vi assicuro che fare 5-6 turni a Castelletto da 20 minuti con 30-32 gradi è abbastanza faticoso, quindi bisogna essere un pochino allenati. E in moto, se si vuole andare e si vuole andare bene, si vuole migliorare, bisogna anche allenarsi fisicamente. E devo dire che
una giornata come oggi, piena di traffico, di caldo, dove comunque i tempi non escono, il crono bene o male non paga, comunque serve per allenare fisicamente il corpo comunque sulla moto. Perché se è vero che non sempre si può stare in sella, quindi si va a correre a piedi o in bicicletta, è anche vero che comunque più si sta in moto e meglio è. Quindi io oggi potevo andare in moto e l'unica pista disponibile era Castelletto, con quel costo lì sono andato, non mi sono divertito più di tanto per una questione di crono, casino, rischi, però abbiamo portato a casa un ottimo allenamento fisico che in vista della gara di Varano e di Misano che farò è comunque tanta roba. Se qualcuno di voi lavora su questo argomento mi scriva pure nei commenti che leggo e imparo qualcosa. Se vi può interessare anche che implementi questa parte del tipo, questa parte di allenamento, cioè frequenza cardiaca, analisi, dati fisici, eccetera, scrivete, perché magari qualcosa di interessante in futuro si muoverà su questo ambito. E spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ho messo dentro anche la chicchettina del giro on board di Colombi, quindi secondo me molti spunti belli ci sono. E come sempre, ci vediamo in pista. Ciao, ragazzi!